Salve a tutti. Quest'anno siamo ancora al Sana, ci siamo praticamente da quando è nato, ma quest'anno per noi è un anno importante. Festeggiamo il 60° della nostra associazione, che si chiama Associazione Vegetariana Italiana. Abbiamo una storia molto importante, 60 anni di lotte per portare avanti un discorso molto difficile allora, ma adesso senz'altro molto più facile. La nostra associazione è stata fondata da Aldo Capitini, che era l'apostolo della non violenza, e difatti qui ho il piacere di farvi vedere per questo 60° la ristampa della prima e unica rivista fatta da Aldo Capitini sul vegetarismo. Come ripetevo, abbiamo una storia di 60 anni molto lunga, ma cerco di sintetizzarla. Abbiamo fatto prima, Capitini ha messo le basi di un'associazione etica, ha seminato praticamente per poi arrivare fino a questo. Dopo le sue basi etiche ci sono state le basi scientifiche col professor Ferdinando Delori, il quale portò, dopo la morte di Aldo Capitini, trasferì la sede da Perugia dell'associazione a Milano e lì divenne associazione vegetariana per dei problemi semplicemente burocratici. Cosa si è fatto? Si è fatta tanta cultura e tanta informazione sulla medicina e sulle potenzialità di un'alimentazione vegetariana. Quando io entrai 30 anni fa, per cui anche il mio 30° compleanno di lavoro, notavo una cosa: i vegetariani avevano delle grosse difficoltà nel trovarsi fuori a mangiare o a trovare i loro prodotti, che sono prodotti tipici italiani ma spesso dimenticati. Ed ecco che ho lavorato molto nel discorso con le aziende e in queste fiere dove l'alimentazione era importante in quanto biologica e più sicura, per portare il nostro messaggio di scelta alimentare, perché la nostra è una scelta, non è una privazione come molti pensano. E da qui il mio percorso fino a oggi, dove siamo nella più importante fiera del biologico in Italia e dove siamo fra tutti i produttori, e dovrei dire che il 90% di questi produttori che voi vedete a Sana sono quasi tutti produttori per vegetariani. Che dire ancora? Sottolineo che è una scelta, e questo secondo me è estremamente importante, perché non ci si priva di nulla, si sceglie semplicemente quello che mangiare. La nostra bellissima pasta e fagioli è praticamente il simbolo di una sana alimentazione mediterranea vegetariana.